Dopo aver preso a pugni la terra. Ora è giunto il momento di prendere la nostra nave spaziale e attaccarla. Allora, vuoi essere colpita te per prima? No! Troppo tardi! Oggi andremo a giocare un po' con la matematica. Tipo, andiamo ad aumentare un po' di magnitudo e colore della morte. Andiamo subito ad attaccare l'Italia! Mi dispiace per voi! Mi dispiace per voi. Non mi ricordo cosa faceva questo raggio. Magari, credo che tagli la terra a metà, se non erro. Ah, ok, perfetto, ok. Proprio qua. Oh, appiattiamo tutto. Bravo. Mentre lui continua a fare il suo macabro lavoro, adesso volevo fare un'altra cosa. Mettere invece qua sempre in Italia. Cioè oggi vi odio male, non so il perché. Però il trapanatore. Ok. E tutto questo lo faccio per un motivo. Perché ho scoperto un segreto su Solar Smash. Bene. E mentre tutto questo schifo sta accadendo nella nostra povera terra, che veramente dal 2020 in poi non ha visto giorni migliori e non ha avuto pace, io adesso vado nella modalità mirino. E ora guardate cosa succede. Se vado avanti, non succede un cavolo, perché devo andare a fare la ricetta segreta. Devo andare su missili, cliccare questo, mettere il valore esatto. E ora andare in modalità mirino. E guardate un po'. Eccomi qua! Ragazzi! Solar Smash davanti a noi! In 3D posso entrare proprio nel tunnel che ho appena creato e continuare a sparare e fare tutto dall'interno! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Questa roba è epica! È troppo bello! È troppo bello! Ma questo, cioè, veramente cambia il gameplay. Posso anche magari andare a combattere le stesse cose che ho costruito. Vediamo se le... Sì! Posso distruggere pure le varie torrette! Posso io diventare il difensore del pianeta stesso, quindi adesso potrò mettere tipo Cthulhu e affrontarlo e varie cose del genere. Bellissimo! Intanto cerchiamo comunque di distruggerlo un po'. Ah, e se mi schianto muoio. Ok, e devo ripartire da capo. Mamma mia, mamma mia! Via dalla mia terra! Allora, adesso facciamo una cosa stranissima. Stiamo dentro la terra. Andiamo proprio al centro della terra. Mamma mia, il laser sta passando pure per di qua. Togliamo la modalità e resettiamo il pianeta. Vediamo che succede. L'ho resettato. Sono dentro il pianeta! Raga, credo che sono intrappolato. Avete visto? Ero dentro il pianeta! Ero dentro! Mi ero buggato dentro! Si può fare! Sono curioso di fare la stessa cosa poi con l'altro pianeta, quello storto. Andiamo a mettere il Punchadores, il Chutulanatores, il Trapanatores, il Meteorotores, la Lunadores, il Muchadores, il Rallentadores, il Te... No, Velociraptus no. Ragazzi, voglio andare un po' più lento. Ok, fatemi andare, fatemi andare, fatemi andare, fatemi andare. Fatemi andare. Attacca il Cthulhu, maledetto! Basta mangiarti la mia terra! Voglio raggiungerlo, maledetto, maledetto. Voglio andare dal verme allora, vediamo se riusciamo a fare fuori il verme. Credo di averlo distrutto, no, è ancora lì. È ancora lì, lo devo seguire, il dannato verme. Vieni qua! Non avrò pietà per te, mamma mia, fa strapaura. Fa strapaura, ah, dannazione. Cioè, quanto lontano possiamo anche andare dal pianeta Terra, adesso mi credo. Non trovo più la Terra, Mayday! Ah no, è lì, mi sto allontanando, mi sto allontanando. Mettiamo il raggio laser sul sole. Ah! Santo cielo, mi è esploso e mi sta raggiungendo. Esploderò, esploderò nella... E niente, non sono esploso. La terra sì però, la terra sì. La terra sì. Io sono resistito. No, niente, comunque non mi allontano troppo. Credo ci sia... Pazzesco, ora dove porrò le mie ali? Dove riposerò il mio pennuto? No! Incredibile. Cioè, io veramente potrò andare avanti un'ora di questo episodio a volare con sto coso e a fare tutti gli esperimenti. Cose che adesso farò. Siamo tornati al pianeta macchina, quello indistruttibile. Ed è proprio qui che voglio buggare il sistema. Innanzitutto andiamo con il raggio per fare un bel buco centrale finché non diventa rosso fuoco. Dai, dai, Bru, stacchialo. Posso aumentare la potenza? Aumentiamo di brutto la potenza, scusami. Ora ragioniamo. Ok, ora riprendo il mio mezzo. Usiamo la bomba. Ho messo una bomba lì. Perfetto. Tramite la bomba forse posso sfondare lo scudo. Non sono tanto forte, eh. Credo che lo scudo mi spacchi. Vediamo. Eh sì, porco schifo. Io voglio entrare nel nucleo. Ok, ok, ci serve qualcosa di meglio. Adesso mettiamo tutto quello che ho.
Il punchball. Prendiamo un punchball, prendiamo un Cthulhu, prendiamo un coso, prendiamo un po' di balle. Ok, qualcuno andrà. Dai, che fate danno. Oh, no. Ah, ok, ho distrutto lo scudo. Al suo posto c'è qualcosa di molto peggio. Aiuto. Cosa succederà se sparo solo una piccola cosa qui dentro? Ma fammelo vedere a vicino. Guarda che roba. Sembra che sono entrato in una struttura dei precursori di Halo. Ok, ragazzi, tra poco io farò il mio attacco kamikaze. I hate my life! Sono sopravvissuto! Nani! Impossibile! Incredibile! Non pensavo che avrei rivisto la luce del sole e di quel coso lì che non so che cos'è. Allora, ora faccio un'altra cosa. Dato che sono sopravvissuto, resettiamo il mondo mentre sono dentro. Sono dentro, l'ho resettato di nuovo e sono ancora dentro. Il bug funziona. Cioè, tu puoi entrare dentro un pianeta completamente chiuso con la nave, volendo. È bellissima sta cosa. Quindi avete capito, si può fare se il mondo è concavo. Bene, sono felicissimo. Molto felice. Ora, ormai sono buggato. Non posso, mi tocca proprio cambiare. Andiamo su Marte, dai. Ok. Ah, sono sempre dentro ogni pianeta adesso. Ho proprio buggato il gioco. Vedete, non lo vedo perché sono dentro il pianeta. Ogni pianeta, quindi adesso posso andare in qualsiasi pianeta e vedere cosa c'è dentro. Ovviamente tutti sono buggati dall'interno. Ok. C'è un nuovo pianeta che forse non ho mai visto, Ganymede. Questo non l'ho mai visto, però va bene, teniamolo perché non voglio sempre martoriare la povera Terra. Ormai ne è abbastanza. Gli mettiamo un po' di scudi di autodifesa perché adesso voglio giocare al contrario. Voglio essere il difensore di questo pianeta. Quindi diamogli un po' di difesa. Ecco, più che possiamo, in modo da aiutarlo. E poi con la nave spaziale cerchiamo di sconfiggere tutti i nemici. E poi facciamo casino finale. Guarda qua, sembra che abbia tanti ombrelli. Si ripara dalla pioggia. Ma non ho specificato da che tipo di pioggia. Non sei mai abbastanza protetto da un Gabby. Va bene, allora ci mettiamo un po' di cose. Vorrei ovviamente rallentare il tempo in modo da metterne il più possibile. Anzi, stoppiamo il tempo, scusa. Così posso mettere varie cose, vediamo. Ok, allora arrivano. Benissimo. Quindi facciamo un po' di casino. Perché no? Anche un buco nero sarebbe interessante aprirlo. Ok, stanno arrivando. Fermateli. E ora devo fermare l'attacco. Già gli scudi ci stanno aiutando. Distruggiamo qualcosa. Non deve raggiungere la terra. No, maledetto, un sacco di vita. No, ho iniziato a trivellare. Cavolo! Ah, mi sa che non posso distruggerlo. Mi sa che forse sono proprio dalla parte dei cattivi. Guarda qua che sta trapanando tutto. Maledetto. Non posso distruggerlo, raga. È tipo stare in una sauna, una cosa del genere. E se gli vado addosso, lo trapasso. Credo che abbiamo completamente obliterato questo pianeta. E io ho sicuramente dato una mano. Tra l'altro ogni cosa è veramente potenziabile un botto, eh. Porca zozza. Un solo colpetto. Quanto lo posso potenziare? 5. Cioè, un colpetto, guarda, me la fa diventare metà di un colore e metà di un altro, eh. Colore alla terra, sì. Sembra tipo un Pac-Man. È diventato un Pac-Man qua. Questa è la bocca del Pac-Man e questo è il colore giallo. Se potessi colorarla, sarebbe un Pac-Man. Sì, tipo, sembra un casco di Among Us. Vero? Il casco dell'impostore. Mamma mia, che spettacolo in prima persona la luna che si schianta. Aiuto, fa paurissima. Aspetta che ti do una mano, figlia mia. Ma poi c'è un'altra dietro, mi sembra. Guardane un'altra lì che arriva. No, è pazzurdo. No, ragazzi. It's too much for me. Sì, e ogni volta diventa un bruttissimo colabrodo con cavolo di crateri che vanno in giro. Niente, ok, dai, va bene, basta, la finisco con il razzo. Ci siamo divertiti abbastanza con il razzo. Torniamo al menu principale, che voglio fare una cosa su System Smash. Oh, System Smash, vediamo un po' cos'altro potevamo fare. C'era l'orbita, meteoriti e buchi neri. Mi ricordavo che c'era qualcosa di più.
Ah, cavolo. Mettiamo un sacco di buchi neri attorno al sole. Vediamo che succede. Mamma mia. Guarda i buchi neri. No, non puoi scappare. Guarda, lo stiamo sciogliendo. Povero sole, lo stiamo sciogliendo. Completamente mangiato ed esploso. E vediamo cosa succede. Oh, poveri altri pianeti. Niente. A forza di dare massa a questo buco nero, mi sta distruggendo il computer. Tra un po' il mio PC verrà inchiottito. Beh, sicuramente se c'è un buco nero che attira, i meteoriti andranno tutti nella direzione di quello più grande. Immagino che sia così. Ecco, è un casino. Ok, signora Terra, perfetto. Ora mettiamoci alcuni buchi neri. Vediamo. È diventata tipo una sfogliatina, una specie di piadina per un attimo. A quanto pare sul mio computer l'unica cosa che posso fare qui è generare buchi neri, il che è un po' complicato, quindi me ne torno un attimo nell'altro editor. Ragazzi, ci riprovo con il laser. Questa volta voglio provare a fare una cosa che non sono mai riuscito a far bene, proprio tagliare la terra a metà, ma perfettamente. Però credo che questo sia un po' troppo come raggio per farlo, quindi devo resettare. Il problema è che non è abbastanza forte. Ci metterò un po', però voglio tagliarla perfettamente a metà, così che poi ci posso passare con la nave spaziale. Non l'ho dimenticata. Ce l'abbiamo quasi fatta, signori! È la terra proprio a metà! La mia dolce metà è la mia terra a metà! Guarda che bella! La mia terra più buona della Nutella! Ok, ok, andiamo sulle mani, andiamo con il raggio. Oh, 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 oh! Perfettamente tagliata, fammi controllare, fammi controllare, guarda, perfettamente tagliata a metà, più bella di così non si può. Cucinata a puntino, sembra tipo una caverna da dove guardi poi fuori, una bella finestra. Comunque molto molto interessante, anche molto molto caldo. Ok, ok, no, mi sono buggato, sono dentro la terra, sono dentro la terra, vediamo se riesco ad uscire. Riesco ad uscire? Non credo però. No, mi sono buggato dentro la terra proprio, mi sono buggato. È un bug continuo sta dannata navicella. E niente, ho rievocato i dolci giganti della frattura ossea. Ecco qua, perfetto. Però voglio di nuovo il mio vermetto. Il vermetto è la roba più divertente. Voglio vedere un casino di questi missili cosa succede. Voglio vedere proprio... Sta diventando un altro pianeta, sta cambiando colore. Sta dicendo stop, Gabby, stop. Basta. I vermetti sono immortali, mannaggia loro. Ok, ok. Ok, se ognuno, ognuno di quello che ho tirato ha il colpo a scoppio ritardato. Però dai, pensavo che avremmo fatto qualcosa di peggio. E con questo, ragazzi, sapete una cosa? Penso di concludere qui. Credo che abbiamo visto abbastanza per questo episodio. Ci sono forse nuovi pianeti, non lo so. C'è quello dell'Ade, però... Non c'è nessun pianeta che abbia veramente qualcosa di interessante. Secondo me dovevano fare più inventive. Tipo quello dell'Ade è interessante, ma alla fine anche se spacco in giro, non è che abbia delle robe proprio interessanti dentro. Fammi vedere. Non c'è tipo qualcosa nascosto al centro della Terra questo. Sarebbe stato molto più epico se anche gli altri pianeti avessero qualcosa al loro interno. Invece no, è solo un buco. Va bene ragazzi, sapete una cosa, questo era tutto per questo episodio, non so quanto lungo sia venuto, però volevo assolutamente fare queste prove con voi, mi sono molto divertito ad usare quella strana navicella. E chi lo sa, magari nei prossimi episodi proverò ad andare su quella stella o scriverò agli sviluppatori, per favore fateci un update, magari dateci altre cose, secondo me questo gioco ha delle potenzialità enormi ora che ci sono le navicelle. Cioè se si potesse fare anche proprio un'invasione che tu devi difenderla con i punti, diventa il miglior gioco del mondo secondo me. Per questo episodio comunque concludiamo qua, io spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.